Ciao a tutte e bentornate sul canale. Oggi finalmente vi ho preparato questo make-up look. Me l'avete chiesto parecchio tempo fa e mi scuso se non sono riuscita a prepararvelo prima di oggi, ma durante il video vi spiego come mai ogni tanto tardo con le vostre richieste. Ma cerco sempre di accontentarle tutte. Quindi nulla, spero che il tutorial vi piaccia. Come sempre sarà un get ready with me molto molto chiacchierato e parleremo di parecchie cose. Giù nell'info box vi lascio l'elenco di tutti i prodotti che ho utilizzato per questo make-up con le relative recensioni e vi lascio direttamente al tutorial. Per prima cosa direi di idratare le labbra perché oggi sono in condizioni pietose. Utilizzo, anzi ho già utilizzato la Dolci Labbra di Alchemilla e questo gusto è fragola e panna. Come sapete sono i miei balsami labbra preferiti. Invece sul viso ho fatto tutta la mia skincare mattutina e ho anche già messo la protezione solare. Per la base faccio un mix di questi due prodotti, il fondotinta Faible Matte di L'Oreal e queste goccine che sono un siero primer di Catrice. C'è scritto di agitare bene. In realtà io non ci vedo molto l'effetto del siero, però mi piace perché è un primer estremamente luminoso e utilizzando comunque un fondotinta opacizzante che però non spegne l'incarnato, mi piace fare questi intrugli. Un paio di goccine e poi applico il fondotinta. Vado a miscelare bene. In realtà questo siero premio non lo uso molto molto spesso perché comunque la mattina ho poco tempo e non sto neppure utilizzando il fondotinta. Però per un'occasione il fondotinta io lo uso sempre. Andiamo a coprire anche questa bella puntura di insetto che mi sono scorticata fino al sangue. Questo fondotinta io lo adoro, anzi, ve ne ho parlato nel video dei preferiti perché penso sia la primissima volta che ricompro un fondotinta. Purtroppo è l'unico che mi tiene a bada il lucido. Spugnetta inumidita, quindi morbidissima, e vado a applicare il fondotinta. Come correttore applico questo di Astral Long Stay nella colorazione 02. Questo correttore è stata una rivelazione. È pazzesco, ottima coprenza, elegante, non segna le pieghette. In più è anche ottimo come primer, ma se volete sapere tutti i dettagli vi lascio giù nell'info box la recensione. Ma parliamo di cose un po' più serie. Io ancora non so che titolo darò a questo video, sicuramente sarà un Get Ready With Me. Quindi sicuramente adesso parliamo di serie televisive e vi aggiorno su quello che ho guardato nell'ultimo periodo, anche perché non giro un Get Ready With Me da veramente tanto tempo, mi sa. Proviamo a vedere se mi copre questo coso che mi sono fatta. Va già meglio. Allora, fisso il contorno occhi, volevo dire il correttore, con la Lace Powder di Makeup Revolution e una spugnetta. Io uso queste triangolari perché sono comode, asciutta. Vi dicevo, non so ancora che titolo dargli perché non voglio dargli un titolo che crea allarmismi o che la gente pensi sia un clickbait, però recentemente ho avuto parecchi dubbi. Faccio una sorta qua di soft baking perché penso che sia abbastanza normale, mi ha preso un po' lo sconforto e quindi avevo pensato di chiudere il blog. Il blog fra qualche giorno fa esattamente 3 anni, però mi spiace che davvero tante persone non siano neppure a conoscenza dell'esistenza di questo blog. A me dispiace molto perché comunque, così come per il canale, vi dedico davvero tantissimo tempo. Non pensate che sia facile, o almeno veloce, buttare giù un articolo. Magari sì, la bozza la posso scrivere così al volo, però tutte le correzioni, modificare le foto, fare le foto, perché non pensate che sia una cosa così veloce, bisogna allestirsi tutto, apparecchiarsi tutto, poi c'è tutta la parte dell'editing. Quindi andare a modificare, ad aggiustare le luci, i contrasti, eccetera, eccetera. Poi io vabbè, sono un po' una capra con Photoshop, faccio quel che riesco. Aggiungere una piccola firma, così proprio da renderle mie. Invece sul viso utilizzo quel poco che ne rimane della Cipria Stay Matte di Rimmel.
Questa è nella colorazione 03 Peach Glow, che è una cipria sì opacizzante, diciamo che la rispolvero nel periodo caldo, però non mi fa impazzire. Nel senso, è una valida cipria, ma c'è molto di meglio, perché comunque fa un effetto abbastanza polveroso sul viso, però devo dire che tiene bene a bada il lucido. Quindi vi dicevo, mi ha preso abbastanza lo sconforto, infatti vi ho chiesto quale fosse la vostra preferenza, se il video o... ho sempre togliere la suoneria. Quindi vi ho chiesto anche quale fosse la vostra preferenza, se il video o gli articoli. Molti di voi mi hanno detto, io rientro a casa stanca e non ho voglia di leggere. Un'altra ragazza mi aveva detto, io studio tutto il giorno e non mi va di continuare a leggere. Quindi mi ha preso veramente lo sconforto, perché credetemi che il blog è proprio la prima cosa che è nata, nel senso che Temptation Beauty nasce come un blog. Quindi mi ha preso veramente lo sconforto, sarà che ero anche nel mio periodo del mese, quindi gli ormoni mi stavano anche facendo un po' sbarellare, e appunto mi ha preso parecchio lo sconforto. Vado a togliere il mio soft baking con questo pennello che ho acquistato su AliExpress, e vi ho creato anche una playlist del canale, così avete tutti i video di AliExpress raggruppati insieme. Quindi in questo modo mi sono anche già settata la base. Adesso io passerei al trucco occhi con, ogni volta acceca, la palette Eye Magic. Di questa trovate il video review che vi lascio qua, perché ve l'ho recensita e vi ho fatto vedere anche tutti gli swatches, e l'abbiamo già vista in azione perché è una palette fantastica secondo me. E utilizzo questo che si chiama Classic. Prendo poco prodotto e vado proprio leggera leggera, perché sì, ho settato la base, ma voglio qualcosa comunque, vedete, leggermente cambia. È una puntiglia, ma sapete che sono parecchio precisa. Quindi dicevo, mi ha preso parecchio lo sconforto, però a volte la community aiuta più di qualsiasi altra persona o non lo so, perché comunque molte ragazze mi hanno detto, io prima di acquistare un prodotto la prima cosa che faccio è andare nel tuo blog e vedere se l'hai già recensito. E questa cosa mi ha un attimino fatta riprendere, nel senso che per me è sufficiente che sia d'aiuto anche a una sola persona. Mi va bene, cioè non è che io lo faccio per chissà quante persone, però il blog è nato come un diario. Adesso con il 227 di Zoeva prendo Winky, questo marroncino, e ci facciamo la nostra transition color. Vi dicevo, il blog nasce come un mio diario per ricordarmi ciò che mi piace, ciò con cui mi sono trovata bene, ciò con cui mi sono trovata male. Quindi se dovesse essere d'aiuto a un'altra persona, io sono già felice. E dico questo perché a volte uno si dimentica che si può essere felici anche delle piccole cose. So che sembra una cosa abbastanza scontata, però credetemi che non è così. Io mi ero lasciata prendere dal io scrivo, non legge nessuno gli articoli, eccetera, eccetera. E invece poi mi avete fatto notare che c'è chi lo legge il blog. Per me e per voi è anche molto più comodo, perché alcune cose non posso mostrarvele nel canale ed è più comodo vederle in foto. Poi è comodo perché se io vi nomino un prodotto ve lo evidenzio sempre, così se lo cliccate andate direttamente alla recensione. Infatti, perché vi metto sempre la lista dei prodotti nel blog? Io vi lascio sempre il link giù nell'info box con elenco dei prodotti, ma se voi lo cliccate entrate nel blog e trovate la sfilza dei prodotti. Quelli evidenziati li trovate già recensiti. Quindi diciamo che secondo me è una cosa parecchio parecchio comoda. Adesso faccio un mix di due colori con un pennello da sfumatura e prendo Profesh e Wine, che sono questi due sempre marroni opachi. E vado qua nella piega. Quindi diciamo che il giorno mi stavo per lasciar prendere dall'impulso e penso che me sarei davvero davvero pentita. Quindi questa era una cosa che volevo dirvi e vi volevo comunque anche ringraziare, perché quel giorno avevo davvero bisogno, non dico di falsi complimenti, ma avevo bisogno di un minimo di conforto. Sono umana, anche io mi sono fatta prendere dallo sconforto, perché comunque nessuno ha una vita perfetta e magari i nostri problemi possono influenzare anche sulle nostre passioni, e perlomeno a me stava venendo la voglia di chiudere veramente tutto. Quindi vado a sfiorare la transizione che ho fatto con il beigeolino, di cui non ricordo ovviamente il nome. Quindi scaldo un po' la transizione, poi riprendo il pennello di Zoeva
e li unisco molto molto delicatamente. Questo make-up me l'avete chiesto almeno un mese fa, però credetemi che non è che non ho trovato il tempo, è che magari, come sempre, do priorità ad altri video, quello dico vabbè, lo faccio più avanti e appena un attimo giro quello. Poi magari il sabato, che è l'unico giorno in cui io non lavoro, invece di girare il video mi mettevo a scattare foto. Ecco, diciamo che questo era il motivo per cui ogni tanto tardo con i video che mi chiedete. Però questo make-up l'avevo fatto in un sabato e mi avete chiesto veramente in tante di ricrearvelo. In realtà è veramente semplice, ma così come tutti i trucchi che faccio, perché dire che creo è già un parolone. Adesso invece, stesso pennello, prendo solo Wine, che è questo color borgogna, e intensifico un po' la piega. Parliamo invece di cose più allegre, dai. Serie televisive. Ragazze, non ne parliamo da veramente tantissimo tempo. Quindi nel mentre io ho terminato ovviamente La Casa di Carta, e sapere che ne fanno una terza stagione, da un lato sono contentissima, perché comunque è una serie che è veramente machiavellica. Chi l'ha scritta è geniale, secondo me. Però dall'altra parte penso, ma che senso ha? Cioè, secondo me si poteva concludere così. Era un finale perfetto, non era, secondo me, necessario continuarla. E pensate che un po' mi manca, infatti pensavo di riguardarmela in lingua originale. Perché ogni tanto mi capita, anche se io non ho studiato lo spagnolo, quindi non è capire un granché, però mi piace guardarmi le serie in lingua originale. Mi è entrato un po' di polvere nell'occhio, strano. Tutto molto bene. Meno male che il correttore è waterproof. Adesso con questo micro pennello da sfumatura prelevo Prowl, che è il nero opaco. Ve lo faccio vedere da vicino, perché uno di voi mi ha chiesto se fosse un verde bosco. E io vedo proprio che è nero. Non è un nero intenso come Blackout di Urban Decay, ma è nero. Non so perché è verde. Prendo davvero poco prodotto e inizio da qua a creare una piccola sfumatura. Quindi Casa di Carta, fantastico. Se ancora siete indecisi, dategli un'opportunità, perché è veramente una serie che personalmente mi ha veramente rapita. Non pensavo, perché inizialmente ho detto ah ok, va bene, c'è questa rapina, però poi tutto accade nella prima puntata, dicevo ma come fanno a fare ad aver fatto una stagione intera, perché all'epoca non c'era ancora la seconda stagione. Ma poi le cose vanno quasi a rallentatore e si capiscono tutti i meccanismi. Pazzesca. Poi, altra serie TV di cui vi ho anche già parlato, ma che sto procedendo un po' a fatica, la verità, perché le prime 4-5 stagioni erano stupende, e sto parlando di Once Upon a Time. Sono arrivata alla fine quasi della settima stagione, che spero sia l'ultima, perché è proprio un allungamento della brodaglia. Anzi, non vi voglio spoilerare niente, però nella settima io ho una confusione pazzesca, tanto che come finisce mi devo riguardare le prime 2-3 puntate perché non ho capito un picchio di cosa sia successo. O meglio, ne ho un'idea, però non capisco perché. No, non ve lo dico perché non voglio spoilerarvi. Dico semplicemente che non è chiara. È proprio un allungamento della brodaglia, quindi non è molto molto chiara la verità. E quindi già la sesta l'ho guardata a fatica. C'erano dei personaggi che secondo me potevano rendere molto più interessanti, anche perché si tratta di personaggi dei miei cartoni preferiti di quando ero bambina, quindi sono rimasta un pelo delusa. Però vabbè, è sempre una serie televisiva. Adesso riprendo il pennello di Zoeva e scarico un po' i bordi qua. Poi ho iniziato una serie televisiva che mi avete consigliato voi ed è L'Alienista. L'ho guardata insieme a Cree, perché ho paura, ragazzi, di vedere queste cose da sola a casa. E in realtà lui non è stato preso. A me come contesto piace da morire, perché comunque stiamo parlando di fine 800, se non ricordo male, e c'è tutto questo studio sulla psicosi, sulla psicanalisi, che a me fa impazzire. Quindi penso sia una serie TV che dovrei guardare magari nel pomeriggio, perché guardare queste cose la notte da sola mi condiziona, mi angoscia un po' a dormire dopo aver guardato determinate cose, lo so, è una cosa stupida, però
Io non, no, ad esempio non guardo horror, io sono una fifona nata. Poi ero già disperata. Riprendo nel mentre Wine e lo rimetto qua. Perché avevano cancellato Lucifer. Cioè ragazze, Lucifer è una delle serie televisive più belle che io abbia mai visto. Ma belle perché comunque c'è quell'ironia fantastica, quel doppio senso, però è divertente. Non è quell'umorismo demenziale o quell'umorismo volgar demenziale. Mi piace da morire, è veramente fantastica. E l'hanno cancellata. Però da poco Netflix, se non sbaglio, se ho capito bene e se mi ricordo bene, dovrebbe aver firmato per la quarta stagione. Io sono ferma alla fine della seconda e la terza è disponibile, però sottotitolata. E diciamo che se proprio non la dovessero trasmettere, la guarderei sottotitolata. Però mi sono un po' abituata, la verità, alle voci italiane. Anche perché i doppiatori italiani secondo me sono veramente fra i migliori. Io ad esempio se la inizio in italiano la devo finire in italiano e poi nel caso me la guardo in lingua. Però alternarmi così, non lo so, ognuno ha le sue maniere, ragazze. Poi un'altra serie che ho guardato nei mesi precedenti, ma che ovviamente non facendovi un Get Ready With Me non ne ho potuto più parlare, è stato Orange is the New Black. Che inizialmente come serie non mi ha preso tantissimo. Avevo un'amica che la guardava e mi diceva continuala perché è veramente bella. Perché comunque lì la sessualità è una cosa veramente molto esplicita. Non riuscivo ad apprezzare comunque la trama. Ma più si va avanti comunque con la storia e più piano piano iniziate ad apprezzare i personaggi. Orange is the New Black praticamente è la storia di questa ragazza che sta con una narcotrafficante e quindi viene coinvolta in questo narcotraffico e alla fine, non vi dico come, viene scoperta e quindi finisce in carcere. Solo che questa ragazza è tutta raffinata, quindi vedere lei in questo ambiente dove c'è comunque un velato razzismo, nel senso che c'è il gruppo delle ispaniche, che c'è il gruppo del ghetto, fa vedere comunque tutti i meccanismi. Ed è stata veramente molto particolare come serie. La prima stagione, la verità, non mi ha fatto impazzire, però poi c'era la curiosità di sapere cosa succede ancora, cosa succede, e poi veramente vi prende tantissimo. Però ripeto, inizialmente non capivo come mai tutta questa sessualità così esplicita. Quindi Orange is the New Black, consigliata. Un po' particolare, deve piacere come genere, però se andate oltre a questo aspetto comunque un po' volgare, un po' spinto, secondo me vi potrebbe piacere. Poi serie che ho guardato e che non mi è piaciuta per niente è stata la seconda stagione di 13. Come sapete, 13, la prima stagione comunque è stata una stagione che ha creato uno scalpore assurdo. Io provo col pennello, ma sicuramente andrò con le dita. Prendo questo meraviglioso, cioè ammirate che meraviglia, questo dorato che è proprio con il pennello. Cioè, guardate quanto prodotto preleva, niente, nulla. Andiamo con le dita. Quindi prendo un po' con il polpastrello della mano. Della mano, del dito anulare, cioè, è luce pura, credetemi, è stupendo, cambia totalmente un make-up secondo me. Vi dicevo, ha fatto uno scandalo pazzesco. Perché? Perché parla di questa ragazza vittima di bullismo, arriva a suicidarsi. L'argomento è molto delicato, mi rendo conto. E la prima stagione ci poteva stare, ma non mi è piaciuta per niente la seconda. Adesso, con lo stesso pennello, vado giusto a sfumare qua leggermente i bordi, proprio una cosa molto molto blanda. Quindi la prima stagione non, cioè mi fa strano dire che mi è piaciuta, perché veramente è una serie che fa riflettere. Però c'è da dire una cosa, anni fa, o perlomeno quando ero ragazzina, io vi parlo di medie superiori, i social non esistevano e da un lato era meglio, nel senso si viveva molto meglio, si viveva tutto meglio, le relazioni, le amicizie, era tutta un'altra cosa.
Io mi ricordo che da ragazzina, per mettermi d'accordo con le mie amiche, dovevo usare il telefono di casa. Non avevo un cellulare. Era anche bello stare a casa e ti dicevi con la tua amichetta: ti chiamo stasera, e tu stavi lì ad aspettare la sua chiamata. Era un'altra cosa. Adesso c'è WhatsApp, c'è Facebook, c'è Instagram, ma io mi rendo conto anche delle ragazzine di adesso. È tutta un'altra cosa rispetto a come eravamo un po' sfigatine noi. Però anche se sfigatine, secondo me, ce la vivevamo meglio comunque. Quindi, non esistendo i social, non esisteva il cyberbullismo. Per carità, il bullismo è sempre esistito, ma il cyberbullismo è una sorta di evoluzione in peggio. Riproviamo col pennello per andare almeno nell'angolo interno. Ecco, perché è una cosa molto molto blanda. Quindi diciamo che questa serie televisiva parla di questo aspetto che da sempre è stato comunque un tabù e fa davvero riflettere. La seconda a me non è piaciuta. So che anche questa ha creato scandalo, è molto più cruda, non mi è piaciuta. Adesso prendo un pennello così e vado sotto direttamente con di nuovo il mix Profesh e Wine. Nella rima inferiore. Cioè, solo parlarne mi fa una sensazione strana perché veramente non mi è piaciuta affatto. Quindi io la terza stagione non penso che la guarderò. Mi ricordo che ne parlavo con Rossana, una mia amica, ce la guardavamo insieme ma a distanza. Veramente, so che queste cose accadono, non è che mi voglio tappare gli occhi, però sì, magari mi voglio rilassare, ecco, diciamo, magari dopo una giornata pesante, vedermi anche queste cose mi crea un'agitazione pazzesca. Non paragonabile allo stato di angoscia profonda che mi ha creato quella diavolo di serie TV Black Mirror, che tutti mi hanno detto: no, ma continua, ma state scherzando? Cioè, io quella notte non ho dormito, stavo malissimo. E mi sono fidata in primis di Christian, che lui veramente per Black Mirror impazzisce. Per carità, sono gusti, ognuno guarda le cose che lo fanno star meglio, però veramente. Uno schifo di agitazione. Stesso pennello, ci prendiamo Vamp che non abbiamo usato. Ma sì, un po' di nero lo aggiungo, dai, ma proprio leggero leggero. È un make-up che a me personalmente piace veramente un sacco, perché proprio ecco il make-up estivo che secondo me sulla carnagione abbronzata, quindi non la mia, sta veramente bene, proprio molto molto d'effetto. L'avevo anche provato con le ciglia finte ed è spettacolare. Solo che io le ciglia finte non ho un buon rapporto. Qualsiasi colla io metta mi fa lacrimare l'occhio, qualsiasi. Non perché vada a contatto, ma più come l'appoggio inizia pian piano a friggermi l'occhio. E infatti in molte foto io ho proprio il lacrimone qua, proprio è come che i vapori, ecco, della colla stessa mi facciano pizzicare l'occhio. Cioè non è un pizzicore di contatto, proprio. Non lo so, come quando la cipolla, uguale, stesso effetto, qualsiasi colla che abbia provato. Quella che non mi faceva molto questo effetto era quella di Essence, ma non so dove si possa più reperire. Anzi, se voi lo sapete, fatemi sapere. Fatemi sapere anche che colla, sì, che colla per ciglia finte utilizzate. Nel mentre proviamo questo Parallax Exotic Primer. Praticamente questo è un primer ciglia di base bianca. Voi sapete che io questo mascara l'ho straamato e trovate il video che vi lascio qui perché ve l'ho paragonato al suo dupe, o meglio, ve l'ho paragonato a un mascara molto più costoso di cui secondo me è il dupe. Ne metto non tantissimo perché non mi va ad incollarmi le ciglia, giusto proprio per creare la struttura. Come mascara utilizzo questo di Essence, che è lo stesso che ho utilizzato in questo make-up, ed è il Lashes of the Day. Un mascara così volumizzante sotto i 3 euro non pensavo potesse esistere. Impasta un po' le ciglia, va saputo lavorare e ci vuole anche comunque la voglia di lavorare un mascara così a lungo, però se vi prendete quei 5 minuti in più la mattina, credetemi che il risultato cambia totalmente. Vi lascio giù nell'info box il link perché anche questo ve l'ho recensito e vedete anche il prima e il dopo delle mie ciglia, che è qualcosa di pazzesco. Già così c'è una sola passata, guardate la differenza. Facciamo una seconda passata molto veloce. E vado leggerissima sotto. Nel mentre ci finiamo la base, faccio un soft contouring barra bronzing con la Butter Bronzer di Physicians Formula. Questa mi piace un sacco perché si sfuma da sola. È una terra, appunto, dicono che sia proprio una terra nutriente idratante.
perché va proprio a idratare la pelle. Anche questa recensione giù nell'info box, perché ve l'ho recensita mesi e mesi fa. Però secondo me è uno di quei prodotti must have, cioè proprio che chiunque dovrebbe avere nella sua beauty collection. Vi ricordate la palette di illuminanti Make Up Revolution? Questa è quella fatta in collaborazione con Soft Dust Nails. Vi avevo detto che gli ultimi due illuminanti non ero riuscita a utilizzarli perché mi facevano la chiazza. Quindi per questo make up cosa ho fatto? Ho preso il più scuro, questo, e l'ho utilizzato come blush. Infatti in questo make up io avevo questo. Come pennello uso questo di Elf, che è il powder brush, e avevo appunto creato questa sorta di terra luminosa bellissima. Cioè secondo me per l'estate è una delle cose più belle. Io infatti ormai sto usando solitamente solo di terra luminosa, perché comunque nel make up proprio quello veloce veloce da tutte le mattine è la cosa più veloce. Vedete l'effetto? Quindi è molto luminoso, ma dà anche quel tocco di colore. Quindi utilizzando questo non uso un illuminante, ma nel... come cavolo si chiama? Nell'angolo interno dell'occhio, questo è il problema quando si studiano più lingue insieme, applico questo nell'angolo interno dell'occhio. Invece per le sopracciglia voglio proprio un qualcosa di leggero e non troppo definito, e vado a utilizzare il Draw Your Brow di Wycon nella colorazione 03. E vado così leggerissima a dare colore, volume, ma soprattutto a lasciarle in ordine. Fra l'altro consigliatemi serie televisive, perché adesso Once Upon a Time finirà e devo iniziarne altre assolutamente. Anche perché spesso le uso proprio per prendere sonno la sera. Nell'arcata applico un po' di questo che si chiama Malloy, che è uno champagne molto molto carino. E vado proprio giusto qua e lo sfumo così con le dita, perché è abbastanza carico come colore e a me interessa giusto un punto luce leggerissimo. Ragazzi, voi cosa avete deciso di fare per quest'estate? Io ancora non ho deciso né prenotato nulla. E io odio una cosa del genere, perché sono di quelle che deve organizzare sempre tutto, sono un po' maniaca da questo punto di vista. Sulle labbra invece applico la mia preferita, la Velvet Ink di Mulac nella colorazione In My Birthday Suit. Che ragazza, sta finendo. Si vede anche, cioè guardate, sono già qua. Io non ho mai terminato un rossetto, ma questo penso che siamo lì, perché sono ben oltre metà. Quindi fatemi sapere voi dove avete deciso, se qualcuna di voi verrà in Sardegna. Per terminare e sigillare il makeup, spray fissante. Questo è di I Heart Makeup ed è un fixing spray. Dovrebbero aver fatto la nuova versione cocco e vaniglia, se la becco l'acquisto subito. Anche per togliere l'effetto polveroso. E ragazze, munitevi di ventaglio, perché il fatto di asciugare velocemente un setting spray fa in modo che si aggrappi ancora meglio. E lo sentite anche, perché quando si asciuga ha quell'effetto leggermente tirante. Non deve ovviamente essere troppo, proprio deve sentire che si aggrappa bene e fissa il tutto. Questo è il makeup concluso. Come avete visto è davvero molto molto semplice, però mi piacciono soprattutto gli occhi perché sono estremamente d'impatto. Fatemi sapere se lo ricreate e nel caso taggatemi nelle vostre foto su Instagram o su Facebook, dove vi ricordo mi potete sempre trovare con Temptation Beauty. Io vi saluto e vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video.